Buongiorno a tutti, abbiamo voluto realizzare questo video molto velocemente perché ci siamo resi conto che c'è molta confusione per quello che riguarda la fatturazione elettronica e di conseguenza l'attivazione dei nostri servizi e dei nostri programmi in tal senso e quindi speriamo di farvi cosa utile riassumendo un po' quelle che sono le informazioni più importanti per la fatturazione elettronica. Partiamo da una premessa. La fatturazione elettronica riguarda la creazione, la gestione, l'invio di un particolare tipo di file in formato XML. È lo stesso formato che abbiamo già visto utilizzato per esempio per lo spesometro e per le liquidazioni IVA. Non c'entra nulla quindi. E su questo è il primo punto su cui c'è abbastanza confusione con le fatture in PDF. Sono due cose completamente differenti. La fattura elettronica è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019 per quello che riguarda il mondo B2B, quindi la fatturazione elettronica tra privati. Per quello che riguarda la pubblica amministrazione è già in vigore da alcuni anni, quindi c'è già stata una fase attuativa. In Europa non è ancora stato stabilito la data corretta di partenza, si parla 2020 o 2021. L'Italia ha avuto la possibilità di partire in anticipo rispetto ai tempi previsti. Qual è lo scopo della fatturazione elettronica? Prima di tutto, migliorare la gestione. Parliamo di una riduzione enorme di tempi legati alla registrazione e di inefficienze legate all'invio e alla conseguente gestione della fattura. Il secondo aspetto, più importante per l'Agenzia delle Entrate, è quello di ricevere le fatture di fatto prima dei nostri clienti, quindi la possibilità di effettuare dei controlli più rapidi ed evitare così le frodi. La prima conseguenza positiva della fatturazione elettronica è l'eliminazione dello spesometro, che diventa naturalmente inutile nel momento in cui lo Stato ha già in mano tutte quante le fatture fin dal momento in cui noi le andiamo a emettere. E questo succederà già a partire appunto dal 2019. La fattura elettronica prevede due cicli, un ciclo attivo e un ciclo passivo. Il ciclo attivo è quello che riguarda le fatture che generiamo noi e che dobbiamo inviare ai nostri clienti. Il ciclo attivo prevede la firma, che non è obbligatoria per il mondo B2B, ma lo è assolutamente per il mondo pubblica amministrazione, l'invio, la conservazione. Il ciclo passivo, cioè le fatture elettroniche che noi riceviamo dai nostri fornitori, prevedono invece la ricezione e la conservazione. La conservazione per legge è di 10 anni. Tutte le altre forme di conservazione, tutte le altre forme di invio, cartaceo, PDF, sono senza alcun valore legale a partire da gennaio 2019. L'invio. L'invio si può effettuare attraverso tre canali principalmente. Via PEC, e questo è il primo. Il secondo è il caricamento attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, lo stesso che abbiamo già utilizzato per lo spesometro. E il terzo è attraverso l'utilizzo di siti certificati e autorizzati che possono quindi fare tutte le operazioni legate alla fatturazione elettronica, perciò gestire l'invio, gestire la conservazione, gestire la ricezione, gestire la firma. Altro punto su cui c'è parecchia confusione è il cosiddetto codice SDI. Il codice SDI
è un codice univoco e riguarda il canale che viene scelto per trasmettere di fatto i dati. Quindi non è vero che ogni azienda dovrà richiedere il suo codice SD, perché dovremmo inserire in realtà il codice SD relativo a chi gestirà per noi il servizio telematico. Questo codice SD dovremo caricarlo noi sul portale dell'Agenzia delle Entrate, associandolo alla nostra anagrafica. In questo modo, che cosa succederà? Che quando un fornitore metterà una fattura a noi, il sistema di interscambio dei dati, appunto lo SD, saprà che la fattura deve essere trasmessa a noi attraverso questo particolare canale. È un'alternativa di fatto alla PEC, quindi possiamo inserire una oppure possiamo inserire l'altro, ma in ogni caso, ripeto, lo SD non riguarda la singola azienda. Ci possono essere 100.000 aziende con lo stesso codice SD. Altro punto che non è chiarissimo: cosa succede con il consumatore finale? Anche nel caso del consumatore finale dobbiamo fare la fattura elettronica. Semplicemente come codice dovremo mettere 7 zeri e se il consumatore finale lo richiederà, dovremmo consegnare una copia stampata della fattura. Quindi una fattura elettronica viaggia verso il portale e un'altra fattura cartacea viene consegnata al nostro cliente. Altro punto, le fatture verso l'estero. Come dicevo prima, l'Europa non è ancora partita con la fatturazione elettronica. Le nostre fatture verso l'estero possono passare attraverso il sistema telematico. Basta mettere 7X per comunicare all'Agenzia delle Entrate che quella è una fattura che è stata emessa verso l'estero. Poi naturalmente dovremo inviare la fattura con i metodi tradizionali al nostro cliente estero. Il vantaggio di questa operazione è che possiamo evitarci in questo modo di compilare quello che attualmente viene chiamato esterometro e prenderà il posto dello spesometro per le operazioni verso l'estero. Come noto, non tutti devono fare le fatture elettroniche. C'è un'esenzione, l'esenzione riguarda i possessori di partita IVA che hanno ricavi inferiori ai 65.000 euro. In questo caso l'obbligo di emissione non esiste, ma esiste l'obbligo di ricezione. Quindi se si usa un software, questo software deve essere in grado di gestire la ricezione o l'importazione delle fatture XML. Veniamo noi, parliamo di FinSol. Allora, tutti i software che trovate sul nostro sito, quindi le versioni attualmente in commercio, sono in grado di gestire la fatturazione elettronica, o in modo autonomo, oppure attivando il modulo fattura elettronica che si trova tra le opzioni di acquisto. In questo modo i nostri programmi sono in grado di generare il file XML. Una volta che il file è stato generato, noi potremo prenderlo e inviarlo con i sistemi che abbiamo detto prima, quindi via PEC, o potremo caricarlo direttamente sul portale fatture corrispettivi, oppure appoggiarci a servizi di terze parti. L'altra soluzione è utilizzare FinSon Express. FinSon Express è un servizio che rientra tra quelli che abbiamo detto prima. Quindi attraverso FinSon Express è possibile firmare, è possibile inviare, è possibile conservare, è possibile ricevere i documenti elettronici, qualunque tipo di documento elettronico, le fatture, note di credito, note di debito. Insieme all'attivazione del servizio, noi forniamo il codice SD, che dovrà essere quindi caricato sul portale dell'Agenzia delle Entrate e perciò qualunque fattura che sarà indirizzata a voi passerà attraverso FinSon Express e arriverà direttamente nei nostri software. Il grosso vantaggio di FinSon Express è proprio questo, non si esce dal programma, non devo prendere il file e mandarlo via PEC, non devo fare assolutamente nulla. Quindi
premi invia e la fattura parte. Questo è il grossissimo vantaggio. Chiaramente, se uno fa 5 fatture all'anno, può evitare di utilizzare un servizio del genere. Se invece è necessario farne di più, molte di più, è chiaramente una grossissima comodità. FinSon Express è stato realizzato con una partnership che comprende Software Hub System, che è l'associazione di tutte le software house più importanti italiane, da una parte, e dall'altra parte SIA. SIA sta per Servizi Interbancari, e Servizi Interbancari è la società che gestisce i servizi telematici per praticamente le banche più importanti in oltre 50 paesi al mondo. Allora, una volta che avremo verificato che il nostro software sia effettivamente già abilitato per la fatturazione elettronica, se non lo è, dovremo naturalmente andarlo ad aggiornare, possiamo iniziare la parte formale di attivazione del servizio FinSon Express, che prevede dei passaggi obbligati che non dipendono da noi, ma dipendono dalla normativa in essere. La prima cosa che dovremo fare sarà, andando sulla pagina appunto dedicata al servizio FinSon Express, compilare i campi che permetteranno ai nostri sistemi di creare delle deleghe e un contratto precompilato che vi sarà inviato via email. Dovrete firmarlo e rimandarceli indietro all'indirizzo email che vi sarà indicato. Non appena noi riceveremo questa modulistica, che ripeto, non dipende da noi, ma è obbligatoria per la gestione del servizio, vi manderemo un'email di conferma e potrete a questo punto procedere con l'acquisto dei lotti. I lotti hanno costi differenti a seconda delle quantità di documenti che andremo a acquistare. Partiamo dai 40 centesimi per il lotto più piccolo, per scendere fino a 16 centesimi per il lotto più consistente. Importantissimo. Per noi non c'è distinzione fra documenti attivi e documenti passivi. Questo significa che se acquistate 1.000 documenti, i 1.000 documenti possono essere tranquillamente utilizzati sia per emettere 1.000 fatture che per ricevere 1.000 fatture. In entrambi i casi viene effettuata la conservazione, ovviamente nel caso del ciclo attivo viene effettuato anche l'invio. Ma ripeto, per noi, al contrario di quello che altre software house hanno deciso di fare, non c'è distinzione fra ciclo attivo e ciclo passivo. Non solo, abbiamo deciso di non mettere la scadenza al 31/12 di ogni anno. Ogni lotto scade 12 mesi dopo l'acquisto. E se durante questi 12 mesi terminiamo i documenti che abbiamo a disposizione, possiamo acquistare quello che vogliamo. Lo stesso lotto, un lotto più piccolo, un lotto più grande. E in questo caso la scadenza del nuovo lotto sarà comunque 12 mesi a partire dal momento dell'acquisto. Terminati i 12 mesi, anche questo non dipende da noi, i documenti non possono più essere utilizzati. Quindi è importante fare una valutazione iniziale per capire esattamente che cosa ci serve. Più documenti acquistiamo, meno paghiamo. Però se poi non li utilizziamo, ovviamente quelli che avanzano non potremo continuare a utilizzarli. Quindi abbiamo compilato la richiesta, abbiamo ricevuto l'email che ci conferma l'apertura della registrazione e che è possibile acquistare il lotto. Abbiamo acquistato il lotto, riceveremo a questo punto un'altra email che ci informerà che possiamo operare con il portale. Da questo momento, quindi avremo ricevuto
login e password che caricheremo all'interno dei nostri software, da questo momento noi potremo tranquillamente emettere e ricevere le fatture elettroniche. Per ricevere le fatture elettroniche, ovviamente, serve che noi si comunichi ai nostri fornitori il codice SDI, che è quello indicato sulla pagina Express, e quindi altre cose da quel momento lì in poi non servono. Una cosa importante, non è possibile fare acquisti per più aziende, questo soprattutto riferito agli utenti che usano software come Aquila, che permette di gestire fino a 100 aziende. Se stiamo gestendo 100 aziende, dovremo fare 100 registrazioni, 100 aperture di anagrafica e 100 acquisti di lotti. Anche questo, purtroppo, non dipende da noi, ma dipende dalla necessità di formalizzare ogni singola azienda. Una voce di cui dobbiamo assolutamente tener conto, quindi, è questo costo del servizio. Prima di dire che è troppo, dobbiamo valutare quali saranno effettivamente i risparmi che avremo. Se siamo ancora un'azienda che opera con la postalizzazione delle fatture, la postalizzazione di fatto, che è un costo, ricordiamoci le buste, i francobolli, la possibilità di perdere il documento, la postalizzazione non esiste più. Molti diranno: io mando già in formato PDF, quindi la postalizzazione di fatto non la sto già facendo. Però tutti quanti facciamo la stampa, e stampa vuol dire la carta, vuol dire il toner, vuol dire la fotocopia, vuol dire il raccoglitore in cui dobbiamo andare ad archiviare la nostra fattura e soprattutto, parlo per quelli che gestiscono la contabilità con i nostri software, il tempo che viene perso per registrare la fattura. Cioè, tutto questo tempo, che è tanto, perché si parla di diversi minuti per ogni singolo documento, in realtà non sarà più sprecato. Noi riceveremo il documento. Dovremmo semplicemente controllare che il documento non richieda interventi da parte nostra e basta, nient'altro. Perciò il risparmio e l'efficienza è sicuramente destinato a aumentare. L'ultima domanda che ci viene fatta è se io domani decido di uscire da FinCEN Express, quindi non utilizzare più questo servizio, ma passare a un altro servizio. Lo potete fare in qualunque momento. Voi in qualunque momento potete scaricare tutti i documenti che avete conservato su FinCEN Express o su qualunque altro portale, naturalmente, caricarli sul nuovo servizio, comunicare all'Agenzia delle Entrate il vostro nuovo codice SDI e non ci sarà più nessun tipo di obbligo da parte vostra. Quindi si può in qualunque momento decidere di cambiare sistema. Queste sono le cose più importanti che volevamo dirvi. Ci rendiamo conto che non è facile fare una rivoluzione di questo tipo. Parliamo di un mondo in cambiamento quotidiano. L'abbiamo già fatto, ci siamo già passati anche per lo spesometro, dove cambiavano le informazioni giorno per giorno. Noi, come sempre, siamo determinati a essere al vostro fianco per rendervi la vita il più facile possibile e a darvi tutte le informazioni possibili man mano che saranno disponibili. Vi invitiamo a utilizzare i nostri canali, che sono quelli della chat presente sulla ogni pagina del nostro sito, le nostre email, nei limiti del possibile, perché stiamo ricevendo migliaia di chiamate e questo comporta chiaramente delle difficoltà, ce ne rendiamo conto, ma purtroppo non si può fare diversamente. Ricorso al telefono non è lo strumento più rapido con cui possiamo aiutarvi e tenervi informati. Continueremo naturalmente a fare queste comunicazioni, questi messaggi, per cercare appunto di tenervi sempre aggiornati. Come sempre, stiamo lavorando anche per voi.
Grazie.